di questo tribunale è stato letteralmente devastato e demolito. Credo che le pene che questa sera sono state pronunciate, adesso al di là delle singole posizioni, dimostrano che era un processo che si poteva fare con ben altre posizioni, su ben altre posizioni e con ben altri strumenti. Questo è quello che si può prendere atto questa sera da questa sentenza. Cosa vuol definire soddisfatto a metà? Ma il processo, siccome ho varie posizioni, sono soddisfatto. Per quanto riguarda Salvatore Buzzi, era stato condannato a più di 19 anni in primo grado, per cui abbiamo ridotto ampiamente il trattamento sanzionatorio. Abbiamo conseguito anche 2 assoluzioni, quindi c'è da essere più che soddisfatti. Ci sono ancora sicuramente dei margini di miglioramento. Adesso leggeremo la sentenza, sicuramente faremo ricorso per Cassazione, come dicono sempre gli avvocati quando escono dalle sentenze, faremo l'impugnazione, che noi faremo l'impugnazione. Siamo più che soddisfatti, visto che, come dicevo prima, è un processo che era nato come una cosa mostruosa. La colpa della città di Roma, visto che oggi c'era anche il sindaco in bella mostra, bisogna ricordarle che per anni ci ha detto che le colpe della città di Roma erano di Mafia Capitale. Nonostante Mafia Capitale non ci sia più, è sempre presente per dire che i guai della città dipendono da questa associazione. Questa sera abbiamo visto come è stato trattato sul piano sanzionatorio questo processo, questo è il punto. Avvocato, la sindaca ha parlato per l'ennesima volta di Mafia Capitale, proprio pochi secondi fa. Sì, probabilmente non ha ancora capito, questo è il problema che noi dovremmo prendere atto, probabilmente non ha ancora capito che cosa è successo. D'altra parte sono 2 giorni che piove e c'è la città che sembra vedere le immagini di Mosul del Santo Padre. Probabilmente lei non ha ancora capito. Questo è quello che bisognerebbe dirle. Se avete il coraggio adesso di dirglielo voi, non ha ancora capito come sono andate le cose. Ho provato a spiegarglielo dopo la sentenza della Cassazione, che mo non potrà più dire che la colpa di Roma, dei mal di Roma è da Mafia Capitale. Ma probabilmente è più forte di lei.